Host 2021 continua. Ci troviamo allo stand di Tognana Ceramiche S.p.A. e siamo in compagnia del suo responsabile commerciale per l'Oreca, Marco Marocchi. Marco, bentornato. Grazie mille, grazie per questa opportunità. Marco, questa è davvero la fiera della ripartenza, ormai non mi stancherò più di dirlo, visto che a ogni stand troviamo decine e decine di visitatori interessati a quelle che sono le novità del mercato. Io sono assolutamente certo che anche voi ne avete tante da presentare in questa occasione, nel corso dei 18 mesi di pausa, quelli a partire da oggi, andando indietro fino al lockdown, in cui l'Oreca è stato veramente strapazzato, possiamo usarlo questo termine, no? Avete certamente continuato a realizzare prodotti attraverso il vostro ufficio ricerca e sviluppo. Beh, assolutamente sì, c'è stata una guerra che è durata 18 mesi e quindi ci ha permesso di avere anche del tempo a disposizione per poter sviluppare prodotti nuovi, novità e anche nel caso specifico di guardarci dentro e rivisitare anche le nostre strategie produttive che ci hanno fatto arrivare alla decisione di poter sviluppare maggiormente la nostra produzione italiana e con investimenti appunto nello stabilimento di produzione di Treviso. E qui presentate una serie di novità, da dove partiamo? Beh, partiamo di sicuro dalla nuova, dal nuovo assortimento, dalla nuova serie Factory realizzata in Italia con la tecnologia Digital Printing. E poi? Poi ovviamente ci sono dei nuovi prodotti di tendenza, abbiamo realizzato una linea che chiamiamo terracotta, che è realizzata in porcellana dura, resistente, che però sembra la terracotta rustica che tanto ci piace nei locali italiani. Abbiamo realizzato le nuove linee in melamina per la buffettistica e la banchettistica e poi abbiamo realizzato una nuova linea in porcellana bianca molto classica per il mondo del wedding, perché sappiamo che in questi ultimi due anni molti eventi matrimoniali, matrimoni sono stati sospesi e pensiamo che nel 2022 in questo settore ci sarà un grandissimo sviluppo e quindi abbiamo pensato di realizzare una forma apposta per questo settore. Marco, ben sappiamo cosa sta accadendo in questo momento da alcuni mesi a questa parte. Le materie prime sono sempre più preziose, sono sempre più introvabili e il prezzo cresce continuamente, tale da mettere in discussione talvolta non solo nel vostro caso, ma nel caso di tutte le aziende di questo comparto, ma anche di altri, i prezzi di listino. È un momento difficilissimo, le speculazioni legate al trasporto marittimo, le speculazioni legate all'incremento di prezzi, di costi energetici e delle materie prime hanno fatto sì che anche le aziende di produzione come la Tognana abbiano dovuto rivedere i prezzi. Questo sarà inevitabile per il 2022, noi abbiamo tenuto fermi i prezzi, forse siamo stati tra gli unici a non toccarli nel 2021, ma saremo costretti a farlo nel 2022 e questo è sicuramente un momento molto complicato da gestire per noi, sicuramente. Ma come ormai stiamo dicendo in tutte le interviste, ce la faremo. Ce la faremo sicuramente. Devo dire che il messaggio che ci è arrivato dai nostri clienti che hanno visitato il nostro stand e che ci sono venuti a trovare in questi giorni è un messaggio assolutamente positivo sia dall'Italia che dall'estero. Marco, grazie per il prezioso contributo. Loro hanno potuto vedere, mentre tu parlavi, quelle che sono le novità che state presentando in questa occasione. Noi continueremo attraverso i nostri strumenti orecanews.it e la rivista Il Fuoricasa a darne visibilità. Ringraziamo tutti loro. Grazie mille e a presto.